Quindi, buongiorno nuovamente a tutti. Oggi riprendiamo e finiamo eh, le slide sul life, effect, sul life cycle di, di React, che abbiamo iniziato la, la settimana scorsa. E, e poi dedichiamo il restante tempo, che potrebbero anche essere due ore, circa due ore, a fare un esercizio, completare in un certo senso il nostro progetto degli esami, quindi mettendo insieme il client fatto in React col server che abbiamo fatto per gestire delle API HTTP. Eh, alcune di queste cose voi l'avete già viste o vi siete già scontrati con alcune delle cose che vedremo sia nelle slide sia nell'esercizio durante il laboratorio eh, di lunedì. Eh, e quindi magari queste vi aiutano anche a chiarire eh, se siete arrivati ad alcuni di questi problemi, ad affrontare alcuni di questi problemi, vi aiutano a chiarire anche perché queste cose capitano o avere una conferma ulteriore eh, se quello che avete fatto eh, è, è diciamo, corretto e ragionevole oppure invece richiede di essere un attimino rivisto. Diciamo che a differenza del solito, questa volta arrivate voi con un pochino più di esperienza, perché avete già fatto questo esempio lunedì, in un certo senso, l'esercizio su, sui task con la get e la post, e oggi riprendiamo un attimino i problemi anche che potreste avere riscontrato nel fare quelle operazioni. L'altra volta ci eravamo fermati più o meno qui, eravamo... Passati un po' velocemente su queste slide perché eravamo in chiusura. E, di cosa parlavamo? Parlavamo beh, di use effect, anche oggi continueremo a parlare abbondantemente di use effect e quindi dei side effect, eh, dei componenti funzionali. E avevamo detto che in linea teorica, diciamo in linea concettuale, ci sono almeno due differenti tipi di stato nella nostra applicazione React. Il primo è l'application state. Che è quello che viene recuperato dal backend, in questo caso nel nostro caso dal server che fornisce l'API HTTP, e che è, un, è uno stato che è tipicamente gestito e accessibile globalmente da vari componenti. Dovrebbe aggiornare il backend quando ci sono delle azioni che partono dall'utente di creazione, modifica, rimozione ehm, di, di un task di, un, di, un, di, un, di una parte l'informazione del, della vostra applicazione eh, React, per esempio il task, nel caso del, di quello che fate in laboratorio, o l'esame, nel caso eh, del nostro esempio, ma anche dovrebbe controllare periodicamente se ci sono degli aggiornamenti dal, ehm, dal server. Hm? Eh, perché? Perché è un'applicazione web, un'applicazione distribuita e quindi possiamo avere molteplici. Applicazioni che agiscono su quelle PI. Quindi pensate al caso del vostro task in cui voi aggiungete un, un, un membro del vostro gruppo, aggiunge un task e l'altro membro del, del gruppo eh, ne modifica un altro task e il terzo membro del gruppo cancella il task che la persona stava modificando. Tutte queste operazioni avvengono sul server, ma ovviamente poi bisognerebbe cercare di propagarle indietro sui client in modo che io, se vado a modificare un task con un altro, ha cancellato, no, non posso farlo, perché l'altro l'ha cancellato prima di me. E io me ne devo accorgere, se no la mia applicazione React me lo fa ovviamente cancellare. E vedremo fra poco come possiamo minimizzare questo problema con quello che sappiamo e quello che appunto faremo all'interno del corso. E non risolverlo, minimizzarlo. E, e poi abbiamo lo stato di presentazione, lo stato della vista, che è quello che non è memorizzato. Nel backend, ma solo in React, e probabilmente non ha anche bisogno di persistere come lo stato dell'applicazione, ehm, ma è uno stato locale che serve appunto per la, motivi di presentazione o per motivi di vista. Questo stato locale è ovviamente fatto sempre o quasi sempre con use state, con look use state. E questo l'abbiamo detto già appunto anche l'altra volta. Come raccomandazione, manteniamo i metodi della fetch quando ci sono in un modulo separato che per esempio possiamo chiamare api.javaScript e poi dalla nostra applicazione React, dai nostri componenti, andiamo a chiamare laddove serve eh, api.dammi tutti i corsi o dammi tutti gli esami o prendi tutti i task e, e così via. E Più o meno eravamo, finì, eravamo rimasti lì la settimana scorsa, giusto per riprendere i due punti forse principali, e, e oggi riprendiamo da qui. Riprendiamo da qui aggiungendo due terminologie mh, eh, che hanno a che fare ovviamente con lo stato, con l'application state, ehm, che sono due terminologie che poi troveremo anche dopo nelle slide, solo per se, se impostare dei termini. Eh, noi sappiamo, mh, lo possiamo immaginare, eh, che l'application state è sempre recuperato tramite delle PI, è sempre recuperato da un server. Mh? Nel nostro caso specifico tramite queste PI HTTP. E poi il server memorizzerà queste informazioni in un database, ma è meno importante, no? dal punto di vista di React, le informazioni dell'application state arrivano dal server, dove il server, il server nel nostro caso HTTP per l'API, dove il server memorizzi queste informazioni, mh, ci interessa fino a un certo punto, come applicazione React. Ovviamente il server le memorizzerà, che però se è un database, se hanno due database, se un database SQL, se un database NoSQL, l'applicazione React interessa fino a un certo punto se non nei modi forse per recuperare queste informazioni. Allora qui introduciamo due termini, uno si chiama reidratazione e uno è la deidratazione. Quindi la reidratazione, lo traduco letteralmente dall'inglese, reidratare lo stato, lo stato dell'application state, significa prenderlo dalle server che ha l'API, nel nostro caso dall'HTTP server. Questo sicuramente deve, non c'è altro modo deve capitare quando l'applicazione React eh, si carica, quindi quando viene fatto il mounting, eh, e il posto migliore per farlo, il posto più corretto per farlo è all'interno di uno Use Effect con una dipendenza ovviamente vuota, perché è il primo caricamento, quindi non c'è niente, niente da cui dipendere, ma con un array di dipendenze presente. E questa reidratazione dovrebbe anche capitare quando vogliamo nell'applicazione React rinfrescare questo stato. Di nuovo, perché l'applicazione la React potrebbe non sapere quando altri hanno cambiato le informazioni nel nostro server API e quindi avrebbe bisogno ogni tanto di avere questo stato rinfrescato per mantenere lo stato, l'application state dentro React allineato con lo stato vero, diciamo, che è dentro il server. E questo è reidratare. Deidratare significa estrarre l'application state dalla applicazione stessa React. Quindi eh, questo ovviamente può capitare diverse volte, vedremo un esempio concreto di, di deidratazione e reidratazione, e questo dovrebbe capitare ogni volta qualcosa nell'application nell state viene modificato. Quindi estrarlo. Dall'application state e tipicamente inviarlo a quel punto al, al server per comunicare il cambiamento. Quindi reidratazione: prendiamo l'application state dal nostro server HTTP, detratazione l'operazione ehm, inversa in un certo senso. E sicuramente, lo ripeto, reidratiamo quando lanciamo, quando montiamo per la prima volta i nostri componenti della vista corrente dell'applicazione React. E poi dovremmo farlo anche altre volte, ma. Adesso vediamo quando e perché: Redatazione al tempo di Mount. Questo è estremamente simile, per non dire identico, a quello che abbiamo visto la volta precedente. E quando parlavamo, quando esemplificavamo eh, lo use effect con appunto mount time con eh, la variabile, de, l'array la, delle dipendenze vuota. Quindi, semplicemente eh, applichiamo. Se vedete questo esempio, facciamo una fetch all'interno di un use effect e con l'array delle dipendenze vuote. Questo, ricordate, capita quando il componente viene montato, in questo caso il componente shopping list. E siccome questa redattazione può richiedere un po' di tempo, perché non sappiamo, no, il server API quanto, quanto ci metta a rispondere, può metterci un secondo, può metterci due secondi, può metterci anche niente, quindi non è necessario se ci mettesse poco ma non lo sappiamo e possiamo adottare lo stesso approccio che abbiamo visto per gestire le risposte lente quindi uno stato di waiting, uno stato di loading quindi finché ehm, no, vedete qui set loading false set loading true quindi quando l'applicazione, quando il componente viene creato metto questo stato di loading a vero e a quel punto se lo stato di loading è vero, visualizzo per esempio un orologino, visualizzo un please wait, eh, sto caricando i dati, visualizzo qualcosa, invece le date effettivi perché ancora non li ho, non mi sono ancora stati restituiti dal server. E a quel punto, quando questa fetch va a buon fine, la, la risposta viene stata dal JSON, eccetera, riempio lo stato che poi andrà a eh, scatenare un rendering di questo di elenco puntato indicato qui in questa slide e metto loading a false così mh, questa scritta aspetto il caricamento può sparire e vedo tutti eh, in questo caso i miei, eh, i miei elementi da comprare mh, perché questa è un componente che si chiama shopping list quindi saranno appunto le cose che devo comprare ora la parte dove arriva la parte eh, complicata, diciamo così. Mentre reidratare all'inizio on time è tutto sommato facile. Al massimo si tratta di far aspettare un attimino e comunicare all'utente che usa la nostra applicazione React. Guarda, sto caricando i dati, aspetta un attimo, appena li ho, te li rendo disponibili. Sarebbe anche bene redratare per rinfrescare lo stato quando qualcosa cambia nel server. E, e la parte, diciamo, complicata è quando l'applicazione React sa che qualcosa è cambiato nel server, a quel punto si può reidratare e, per rinfrescare lo stato con i use effect come prima, eventualmente utilizzando delle dipendenze nell'array delle dipendenze. Perché se hai cambiato, non lo so, un task specifico, magari metto una dipendenza su quel task specifico. Se nel nostro caso sono cambiati gli esami e non i corsi, allora a quel punto posso redatare l'elenco degli esami, ma quello dei corsi non mi interessa eh, recuperarlo nuovamente. Ora, qui ci sono, come dicevo, la parte complicata è quando l'applicazione React sa che qualcosa è cambiato nel server e qui è la parte complicata, in un certo senso, è la parte in cui due problemi possono sorgere. Un problema che è quello dell'infinite loop, che è più legato al come si usa use effect con le dipendenze. E in generale, non solo eh, relativa alla parte di redattazione, ma ovviamente anche, e quello che abbiamo chiamato il problema degli N client. Allora, qual è il problema degli N client? Quello che vi esemplificavo poco fa. Noi stiamo facendo un'applicazione web che quindi potrebbe essere aperta su molteplici browser o in molteplici tab del nostro stesso browser. E questa applicazione web ovviamente legge e scrive da un unico server dell'API. Quindi io potrei avere un browser, ma anche un'applicazione mobile che va a interagire con questo server dell'API, non è necessario che sia la nostra applicazione React, però potrei avere quattro browser in cui nella prima... Eh, sono nella home page, nella seconda pure, nella terza sto aggiungendo, modificando un esame e nella quarta sono eh, anche eh, nella home page. Però nella quarta ho quattro esami, nella invece nella prima ne ho solo tre, hm? per esempio perché ci sono state delle operazioni. E tutte queste parlano con l'unico server API. Allora, cosa succede hm? al browser 1 quando, per esempio, il browser 3? aggiorna un esame, aggiorna un voto. Beh, per quello che sappiamo noi, il browser 1 non può saperlo, che il browser 3 ha aggiornato un esame. Il browser 3 ha fatto una put sul server, ha aggiornato l'esame, questo gli risponde 200 ok, fine, questo browser è lì aperto. No? Non succede niente, ovviamente. No? Non può sapere di questo cambiamento che è successo da quest'altra parte, da quest'altro browser. E allo stesso modo, dato che non può sapere di questo cambiamento, potrebbe rimodificare quell'esame con un altro valore. E questo è totalmente lecito, perché ovviamente il dato c'è e può modificarlo. Quindi, però cancella facendo così le modifiche fatte dalla persona con browser 3. Allo stesso modo, se dal browser 4, per esempio, cancelliamo un, un esame mh, e la cancellazione va a buon fine sul server API, il browser 1 non può sapere che, che qualcun altro ha cancellato un, un, un esame sul server. E, e quindi, per esempio, lui potrebbe cercare di modificare quell'esame. Però è già stato cancellato. Allora, cosa succede nel nostro server API se io cancello un un qualcosa, chiamo una delete e qualcun altro poi dopo mi chiama una put sulla stessa risorsa. Beh, dipende da come è implementato il server, potrebbe lanciare un errore dicendo non c'è più un elemento da aggiornare o potrebbe ricreare quell'elemento. Invece di, di aggiornarlo potrebbe ricreare quell'elemento e quindi comunque mantenere uno stato strano, inconsistente tra i vari browser, perché questo ha cancellato eh, un esame e dopo un po' se lo ritrova, perché un altro browser l'ha ricreato. No? Questo capite che è un problema. Finché pensiamo a un client, un browser e un server HTTP, non capita niente perché siamo solo noi che facciamo operazioni, e il server risponde solo a noi, e fine. Ma dato che questa è un'applicazione web, è un'applicazione web, come immaginate, è ovviamente disponibile e utilizzabile su molteplici browser nello stesso momento da persone diverse. Questo è un problema che può capitare e cui dobbiamo essere coscienti almeno nel momento in cui sviluppiamo un'applicazione web tipo di single page application, tipo appunto utilizzando React. Quindi, come può la domanda che ci facciamo è come può un'applicazione web sapere che qualcun altro ha cambiato qualcosa nel server, nel nostro API server? Beh, diciamo che Abbiamo per semplificare due possibili soluzioni. Una che è quella che ho chiamato la miglia soluzione meglio di niente, e poi c'è la soluzione vera e propria. Allora partiamo dalla brutta notizia, eh, la dalle due brutte notizie. Eh, uno, la soluzione vera e propria non la vediamo, è out of scope e, dal, per il corso, purtroppo diciamo, perché ovviamente è importante per un'applicazione. Single page application. E la, la soluzione meglio di niente eh, non è davvero una soluzione. No? Minimizza il problema, ma ovviamente non lo risolve in generale, in totale. Allora, qual è la soluzione meglio di niente? Beh, dato che io non so perché HTTP non me lo permette, non so, di, eh, non so quando il server ha, ha dei cambiamenti e il server non può comunicarmi. Dei cambiamenti, no? E tutte le chiamate partono sempre dal client e il server risponde a queste chiamate. Quindi, il server non è che a un certo punto dice ah, ti mando una get al client, no? no non può, cioè, potrebbe, ma poi il browser non è capace ovviamente a gestire una get in entrata. E allora, dato che questa comunicazione dal server al client, dal server al browser, per esempio, non è possibile, e per quello che sappiamo, e Cosa possiamo fare? Possiamo far sì che la nostra applicazione web, la nostra applicazione React, chieda i dati il più frequentemente possibile. Quindi aumentiamo il numero di richieste che la nostra applicazione fa al server perché qualcun altro potrebbe aver cambiato qualcosa nel server e cerchiamo di accorgercene quando possibile. Ovviamente, questo lo capite già, da come l'ho descritta, non è una soluzione al problema, perché cosa vuol dire più frequentemente possibile? No? C'è sempre la possibilità che ci sia un cambiamento tra la mia richiesta di applicazione web e la richiesta successiva. Non è che posso ogni millisecondo fare una GET per avere le informazioni aggiornate nel server per sapere cosa succede. Quindi, qu cosa vuol dire più frequentemente possibile? Eh, può voler dire diverse cose. Può voler dire quando carico una nuova pagina o una nuova vista, quindi nel caso del vostro eh, laboratorio sui task, sui, sui task, potrebbe essere chiedo, chiedo al server le informazioni sui task ogni volta che cambio un filtro. Ovviamente non ci sarebbe bisogno perché io le informazioni ce le nello stato, quindi basterebbe filtrare lo stato. Ma per minimizzare questo problema, può aver senso chiedere le informazioni al server tutte le volte che cambia il filtro. Perché? Perché c'è un'azione esplicita dall'utente e quindi può valer la pena fare una GET, in quel caso per chiedere le informazioni sul filtro. Può aver senso farlo quando si aggiorna, modifica, eh, aggiunge o cancella qualcosa. Io aggiungo un qualcosa e chiedo al server per favore ridammi l'elenco di tutto. Così. No? Per essere sicuro, non che l'aggiunta la, sia nata a buon fine, perché questo lo so. Perché il server mi risponde: eh, Se è stata un'aggiunta, mi risponderà a 201, eh, created. Quindi lo so che l'aggiunta è nata a buon fine, non ho bisogno di richiedere, dammi tutto. No? Però, dato che qualcun altro potrebbe aver fatto modifiche, mi, mi aggiorno anch'io lo stato, faccio questo refresh dello stato ogni tanto. Oppure posso farlo periodicamente a mo' di polling, ogni secondo chiamo una GET per aggiornare. La mie, le mie informazioni. Molte volte quelle get non serviranno a niente perché non sono cambiate informazioni, qualche volta mi daranno informazioni corrette. E, e così via, ogni possibilità che potete immaginare eh, vada in questa direzione dell'applicazione web che ogni tanto chiede al server c'è qualcosa che è cambiato. E questo ogni tanto può essere di nuovo periodico, come nel caso del polling, oppure può essere scatenato da un'azione esplicita dell'utente. Noi nell'esempio che faremo dopo e nel laboratorio eh, vi chiederemo no, di provare a mantenere questi prime due eh, approcci, quindi quando, qualcun, quando parte, quando c'è diciamo un possibile aggiornamento dovuto a un'azione dell'utente un cambiamento di un filtro, un'aggiunta di un task, una rimozione di un task, un aggiornamento di un task e così via. Questo, ripeto, non è una soluzione, è un modo per minimizzare il problema, aggiungendo chiamata HTTP. Quale sarebbe la vera soluzione? Perché mi sembra giusto almeno accennarla. Eh, la vera soluzione sarebbe avere il server che dice alle sue, ai suoi client che sono collegati in quel momento c'è qualcosa di nuovo. Quindi io client aggiungo un elemento, il server mi risponde 201 e poi il server comunica a tutti i suoi client guarda che ho un nuovo elemento e il client a quel punto può dire ok non mi interessa, può dire ok mandami solo quell'elemento nuovo, mandami tutto, però la comunicazione nella soluzione reale, nella soluzione vera, parte dal server. Il server comunica i cambiamenti appena capitano. Tu a tutti... I client che sono collegati, i consumatori di questa informazione che sono collegati al server. Questo sarebbe la soluzione vera, perché ci risolve tutti gli altri problemi di polling, di chiedere ogni tanto se c'è qualche cambiamento. Anche se il cambiamento non c'è, eh, ma come dicevo, è fuori scopo per il corso. Per i curiosi, questo si fa tipicamente: poi ci sono anche altre alternative. Con queste due cose: con i WebSocket, che sono socket, ma per il web, quindi un canale bidirezionale che si può aprire in JavaScript tra un client e un server, anche tra un browser e un server, e a quel punto c'è un canale aperto tra un client e un server, e ognuno può scrivere e leggere da quel canale, anche il server, ovviamente, oppure con meccanismi di tipo publisher e subscriber. Per cui io, client, dico al server: Sono interessato a queste modifiche, quando le hai, dimmele. E il server dice: Ok, so che tu sei interessato alla modifica A, l'altro client è interessato alla modifica B, e il terzo client è interessato a tutto. E quando c'è una di queste modifiche, mando l'informazione al cliente giusto. Questo per funzionare, sempre come potete immaginare, non usa HTTP. Il WebSocket è un suo protocollo, il Publisher Subscriber o usa, o viene implementato da un cloud, quindi magari. Eh, voi avete chiamato HTTP verso il cloud, oppure usa WebSocket, oppure usa altri eh, protocolli eh, specifici di tipo Publish and Subscriber, mentre HTTP è di tipo Request and Response. Però, ecco, se siete curiosi, questi sono o meccanismi come Publish and Subscriber, oppure WebSocket, e per esempio questo indirizzo, questa è una libreria che si può utilizzare in JavaScript per eh, creare dei WebSocket. Mm? Ripeto, è fuori dal dallo scopo del corso, però eh, eh, era degno mh, citarlo. Domande su questo problema? Un socket, potrebbe spiegare cos'è un socket? Un socket come i socket C? Non, eh... Vabbè, diciamo così, in maniera semplificata, in, in questo caso, un socket è un canale di comunicazione, bidirezionale. Quindi un WebSocket apre una connessione permanente o semipermanente tra un punto A e un punto B, su Internet, ovviamente. E qui A può mandare delle informazioni e può riceverle da B, e B può fare la stessa cosa. E A può essere un client e B può essere un server o, o viceversa. È un canale bidirezionale, in cui mando delle cose. Apro un canale, una volta che c'è il canale, parlo. Questa è la versione estremamente semplificata del WebSocket. E ovviamente il WebSocket ha un suo protocollo, che è WS. WS. o la versione sicura, WSS. Però è un altro protocollo. Che, ripeto, è fuori scopo per il corso. Eh? Quindi... Eh. È bene che lo sappiate, sicuramente se volete leggere questo socket.io è sicuramente un ottimo punto di partenza, però non ve lo chiederemo diciamo, mai per l'esame o mai per i laboratori. Però nel mondo pratico, devo dire, al di fuori del corso è un problema, e questo è se uno fa un'applicazione da rilasciare, un'applicazione web da rilasciare pubblicamente o quasi pubblicamente, allora questo è sicuramente un problema che può considerare. E altre domande su questo problema più che sulla soluzione specifica? Sì, no. Ok, prendo questo come... grazie. E questo è, è un problema no? da considerare, da sapere, e cercheremo di minimizzarlo quando possibile. L'altro problema che si porta dietro la redattazione frequente, diciamo, del, dello Stato, è, è dovuto non tanto al concetto di redattazione dello Stato, quanto al concetto di a, a come funzionano gli use effect. Mm? In generale, poi noi l'applichiamo soprattutto in quel caso, ma questo si applica in generale a use effect. Ed è il concetto di, la, la possibilità che usando use effect andiamo a generare dei loop infiniti. Io so, per esempio, che a qualcuno nel laboratorio online, non so se al primo o al secondo turno, ma nel laboratorio online è successo l'aver creato un use effect e poi aver generato chiamate infinite HTTP al server. Che ovviamente rispondeva sempre alla stessa cosa, ma continuava, continuavano a fare chiamata HTTP verso il server. Questa è una cosa abbastanza comune, uno dei, dei problemi principali di, eh, use effect, con User Effect, che si può ovviamente eh, risolvere. E, e questi infin, inf, loop infiniti possono essere sia sul rendering, e quindi ve ne accorgete, perché in realtà React a un certo punto vi lancia un errore. O perché l'elemento nella pagina continua a cambiare, a aumentare all'infinito e non si ferma mai. Oppure può essere un, un, un loop infinito, per esempio, alle chiamate HTTP eh, fatte a un server, per cui il server continua a ricevere e rispondere a GET per tutta la vita, finché l'applicazione client non viene chiusa dal browser. Mm. Eh. Nel primo caso è più evidente, perché nel rendering lo vediamo, nel secondo, un po' meno evidente, se non andiamo a vedere il log del server. Eh, e questi loop capitano soprattutto quando useEffect è usato insieme a useState. Quindi è più facile che queste cose cambino quando eh, c'è sia useEffect che useState, use, meglio useState è usato nel corpo della callback di useEffect. E ci sono due casi principali significativi in cui questo loop infinito capita. Il primo è quando noi dichiariamo uno effect senza un array delle dipendenze, quindi senza, non quell'array vuoto, proprio senza array delle dipendenze, ma quell'array ci dovrebbe essere. E il secondo caso, quando uno degli elementi all'interno dell'array delle dipendenze è un oggetto JavaScript, quindi un oggetto inteso di questo tipo, non inteso in senso lato, oppure un array come il nostro eh, esami o come la lista dei task che alla fine, se non ricordo male, è un array con dentro degli oggetti, però è un array. Allora, primo caso. Mancano delle dipendenze. Che cos'è? Cos'è sbagliato qui? No, ve l'ho detto nel, <ride> nell'anticipare questa slide, manca una dipendenza. Eh, cosa, qual è l'effetto di questo? Se noi eseguissimo questo, è, cosa succederebbe? Questo è in set account a, a meno 1, value a virgolette, poi ehm, re, re, visualizza a schermo un campo di testo in cui metti del value, che è un tipo testuale, quindi delle parole, e poi indica il numero di cambiamenti su quelle parole. Quindi se scrivo ciao, questo count andrà prima a 1 per la C, poi a 2 per la I, poi a 3 per la A, eccetera, eccetera. E eh, quando cambio, ovviamente imposto il valore, e poi c'è un effetto che dice sempre a ogni rendering aumenta count di 1. Quindi qual è l'effetto visivo nel rendering in questo caso, secondo voi? Esatto, che siccome aggiorniamo lo stato di count avremo un re-rendering e quindi un'ulteriore esecuzione di use effect. Quindi l'effetto che noi scriviamo, per esempio ciao, e count diventerà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, continuerà a crescere all'infinito. Perché? Perché ovviamente questo viene renderizzato, questo cambiamento cambia value, e ovviamente use effect viene aumentato, questo cambia uno stato che rifà il rendering di questo. Ma il rendering di questo richiama use effect perché questo viene chiamato ogni rendering e quindi va avanti all'infinito. Come si risolve? Beh, facile. No? Qui andiamo a mettere una dipendenza. Qual è la dipendenza che andiamo a mettere qui? Value o count? Value. Esattamente. Perché ovviamente, poi non so se no, non sbirciate nelle slide dopo, ma eh, value perché ovviamente no, count dipende da value. Quindi è proprio un errore anche in questo caso concettuale, no? Dato che noi stiamo contando i cambiamenti che avvengono su value, qui è corretto che la dipendenza di count sia su Value, perché c'è questa dipendenza. La vogliamo fare apposta a questa cosa. Che ogni cambiamento di value cambia anche count, quindi l'abbiamo creata noi questa dipendenza e quindi è giusto esplicitarla. E qui ovviamente c'è la eh, soluzione, c'è quello che, eh, che, che abbiamo detto adesso, quindi con, con value messo nell'array delle dipendenze. Quindi qui c'è una dipendenza che era nell'intenzione dello sviluppatore quando ha scritto la parte di rendering, ma poi non è stata eh, correttamente applicata nello use effect per gestire il side effect. Altro esempio. No, vi ho anticipato qual è il problema già prima, quindi di nuovo eh, può essere eh, facile capire cosa ci è sbagliato qui. Questa è un'altra applicazione che eh, definisce uno stato unico, che si chiama secret, che ha uno stato composto da un valore e da un contatore, di nuovo, di questi segreti. E, qual è l'idea? L'idea è che con questo campo di testo, quando io scrivo la parola secret, il contatore aumenta di 1. Se io scrivo qualunque altra parola, il contatore non aumenta. Ora, questo è, ve lo garantisco, sintatticamente corretto, ma genera un loop infinito. Perché, secondo voi? senza sbirciare nella slide dopo, ovviamente, perché sennò non vale. Eh, sì, modifica la dipendenza, però non è di per sé sbagliato che modifichi la dipendenza. Cosa intendi per modificare la dipendenza? Qui, qui è corretto. Io, io quando cambio secret voglio ricalcolarlo. Ehm... Perché è tutto, è un unico stato, quindi ovviamente quando cambia lo stato. Perché dentro Use Effect aggiorniamo Secret, che quindi scatena un'altra esecuzione use effect che fa parte del dependency array. E, sì, ma è di nuovo quello che vogliamo, no? È quello che abbiamo fatto, per esempio, l'altra volta. Mm. Prendiamola, vediamo se lo riesco a trovare subito. o se riesco a trovarlo. Per esempio questo, anche qui, no? modifichiamo open e poi diciamo set open, quindi la dipendenza è open e poi andiamo a modificare il valore di open, però qui non c'era problema. No, noi abbiamo detto che questo capita perché lui non va a, vedere, va a vedere se il valore della dipendenza è cambiato, quindi se open era già falso, ovviamente questo non viene ritriggerato, ma solo quando cambia tra falso e vero o tra vero e falso. Questo è use effect in generale. Però perché in quel caso non si applica? Perché dovrebbe... Open funzionava. Poi vi dico anche ovviamente la... No, non è vero che il valore... In questo caso il value rimane lo stesso e si riapplica. No, perché in realtà io lo cambio, vedi, faccio più uno, quindi non... Cioè sì, in questo caso anche se, il cam anche se il valore rimanesse lo stesso si riapplica, quindi quando cambia ovviamente ehm, è giusto che si riapplichi, ma anche se rimane lo stesso, come dici tu Riccardo, ehm, in questo caso il valore rimane lo stesso e si riapplica, e eh? questa è la causa, ma perché si riapplica? Perché con Secret, quando, quando Secret non cambia si riapplica, eh? nel, nel caso di prima, con Open, che era un booleano, ehm, invece non, non capitava così. Questo secret è un oggetto, eh, quindi. E questo era un boolean. Prima. No, 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 perché stiamo usando l'operatore di spread? No, questo è corretto, perché per aggiorniamo lo stato e quindi lo ricreiamo. Perché potrebbe cambiare secret value e non secret count? Neanche. Cioè sì, però se lui controlla l'intero oggetto dovrebbe saperlo. va molto bene no? che proviate a, a ragionarci. Aspettiamo ancora una persona che scrive e poi proseguiamo con eventualmente il motivo per cui qui genera un infinite loop e con l'open dell'altra volta. Ehm, no. Ecco sì, il commento che c'è in chat è, è vicino molto molto vicino perché aggiornando secret con un nuovo oggetto è come se cambiasse sempre il valore di secret e in realtà anche con open no, lo cambiavamo mettevamo true quindi cambiavamo comunque eh, l'intero contenuto ma quasi adesso non so se c'era ancora una persona che stava scrivendo non so se ha rinunciato però sì il punto è che questo è un oggetto è un oggetto a differenza di un altri, gli altri tipi eh, primitivi come i booleani le stringhe i numeri basta come i booleani le stringhe i numeri e quando viene creato quando viene modificato ovviamente perde il eh, no, viene creato un nuovo oggetto e quindi perde questo concetto di eh, controllo del valore. Ogni volta che viene modificato è un qualcosa di nuovo e quindi, essendo un qualcosa di nuovo, eh, useEffect non sa più che deve andare a controllare il valore perché lo vede come un oggetto totalmente nuovo. E appunto qui il problema è usare secret, l'intero oggetto come dipendenza. Perché qui c'è la spiegazione. Dentro useEffect, quando il valore di input equivale a secret, viene chiamato il setState. Il setSecret set incrementa il contatore, ma anche crea un nuovo oggetto. A questo punto, Secret è un nuovo oggetto rispetto a prima: non è lo stesso oggetto di prima con un valore diverso. È proprio un nuovo oggetto. E in JavaScript, due oggetti sono identici solo se hanno la stessa dipendenza, hanno la stessa reference. E in questo caso, creandolo nuovo, non hanno la stessa reference, e quindi useEffect sa. Non sa più che è l'oggetto di prima e quindi lo considera come oggetto nuovo. Quindi, anche se l'oggetto non ha cambiato il suo valore, dato che due oggetti sono uguali solo quando hanno la stessa reference, e creando un nuovo oggetto questa cosa non vale più e quindi si perde, useEffect lo vede come un oggetto completamente diverso e quindi continua a ritriggerarsi se stesso. Perché per lui tutte le volte è un qualcosa di nuovo, diverso da prima, anche se il valore effettivo non è cambiato. E quindi si genera questo loop infinito. Come si risolve? No, il modo meno, almeno più facile è quello di non usare oggetti come dipendenze. In questo caso, per esempio, si potrebbe usare secret.value. Perché? Perché il valore che andiamo a controllare dentro lo Use Effect è effettivamente value. Noi vogliamo fare quell'operazione di impostazione dello Stato quando cambia il valore, non quando cambia l'intero oggetto. qui è Qualcosa che diceva prima qualcun altro, perché potrebbe cambiare secret value e non secret count. No? In un certo senso, no, l'oggetto ha co vari componenti, noi vogliamo fare quel cambiamento di stato solo quando valore assume il valore di secret. E quindi, per risolvere il problema delle dipendenze, questo problema di loop infinito con gli oggetti, semplicemente non usiamo oggetti qui nell'array delle dipendenze, ma utilizziamo un tipo primitivo e quando possibile usiamo quello che ci fa da discriminante all'interno della callback di useEffect. In questo caso, value è quello che ci, fa, ci farebbe ipoteticamente cambiare lo stato, ci farebbe ipoteticamente cambiare, ci farebbe cambiare secret. Quindi la dipendenza è su value. Ora, dato che value è un tipo primitivo, riesce tutte le volte a capire che è uguale a se stesso e quindi controllare effettivamente il valore, come capitava con open prima. Questo capita, ovviamente, anche identicamente, anche con le liste. Se noi abbiamo questo codice in cui facciamo una fetch a un server, e usassimo qui nell'array delle dipendenze list, che è la lista in cui memorizziamo la nostra sempre eh, lista degli acquisti, questo genererebbe delle chiamate HTTP infinite a questo indirizzo, API items. Per lo stesso motivo di prima, perché tutte le volte lui creerebbe in questo set list items, lui creerebbe un nuovo oggetto che mette dentro list. E questo nuovo, questo nuovo array perde il concetto. Eh, JavaScript non sa più che è un array, che è lo stesso array di prima, ma lo vede come un array completamente nuovo. E quindi ritrigera questo use effect. Quindi, di nuovo, evitiamo non solo di usare gli oggetti, ma evitiamo anche di usare le liste in un array delle dipendenze. E che cosa possiamo usare al suo po al loro posto? Beh, possiamo usare niente, l'array di vuoto per il mounting come eh, se ci serve solo il puzzle mounting, ovviamente, se ci serve più spesso dobbiamo trovare qualcos'altro da metterci, possiamo avere uno stato addizionale mh, che lanci, eh, che, che triggeri questa callback, mh, un po' come prima eh, c'era, eh, prima prima, mh, eh, cioè un po' come lo stato di loading, no? ma un qualcosa del genere, un altro stato che possiamo utilizzare quando c'è un cambiamento. Quindi quando la lista cambia, mettiamo lo stato update, e mettiamo lo stato update a vero o falso, e a quel punto questo è un booleano e non abbiamo problemi. Oppure si possono usare delle proprietà in maniera analoga a quello che facevamo per lo stato, per l'oggetto. Si possono usare delle proprietà dell'array, la, la proprietà lunghezza. Vogliamo magari rifarlo quando la lunghezza dell'array cambia perché magari l'array all'inizio è vuoto e poi diventa pieno, allora vogliamo farlo solo quando l'array cambia di valore, dipende poi dal, eh, ovviamente dal problema applicativo che stiamo cercando di risolvere nella nostra applicazione React, non c'è un caso no, generale, dipende da quello che si vuole fare per cui si sta usando questo use effect, oppure un item nell'array, un elemento dell'array o qualcos'altro, questo ovviamente ripeto dipende dal... È problema applicativo, ma non usate gli array direttamente come dipendenza, una delle dipendenze dell'array delle dipendenze, altrimenti rischiate di generare un loop infinito. Non rischiate, generate un loop infinito. Che sia più o meno visibile, ma lo generate lo stesso. In questo caso tutto funziona, ma se voi guardate il log del server, continuereste a vedere get API items, get API items, get API items, items all'infinito, che non finisce mai. Quindi il server continua solo a rispondere a questa get API items, in questo esempio qui specifico. Si può dare come dipendenza set list? No, assolutamente no. La dipendenza deve essere un, un elemento, un, uno, o lo, non un metodo, no? set list è un metodo che imposta la lista, quindi... Si può mettere list, non si può mettere list perché è un array, ma si mette o lo stato o una props o un'altra variabile. O, esatto, una props, uno stato, qualcosa, ma deve essere un, un oggetto, nel senso di contenere un valore, non deve essere un metodo. Domanda in chat, ma se noi chiamiamo l'API item solo quando la lista cambia, però la lista non cambia fin quando non chiamiamo Use Effect che richiama la fetch, alla fine si crea una sorta di starvation, la lista rimane sempre uguale. Non sono sicuro di aver capito, ma in questo caso qui questa è una get. In questo caso qui, questo, questo, in questo caso, in questo esempio specifico, questo è, ha senso lasciarlo vuoto, questo array, perché non c'è nessuna operazione che viene effettuata sulla lista. Okay? Viene solo caricata la prima volta. Questa è una GET che mi restituisce l'elenco delle cose da comprare: pane, pasta, acqua, queste cose qui. E la visualizza in questo elenco puntato. Se noi avessimo un bottone aggiungi, che quando lo premiamo facesse una post, con dei campi in un form, ovviamente, a quel punto uno potrebbe dire, e lo vediamo fra un poco. Uno potrebbe dire, dopo che ho fatto la post per minimizzare il problema degli n client, uno potrebbe dire, ok, ridammi, rifammi fetch di tutto. Allora questa post potrebbe fare eh, il set di update a true, per esempio, dove update uno, potrebbe essere uno stato, un'ipotesi, e qui dentro potremmo scrivere update perché essendo booleano, verrebbe richiamato solo quando ho, ho risposto a Tommaso. In questo caso, senza questo più, senza questo posto, questa lista non cambia mai, perché è solo recuperata. Eh, ma anche con update, sì, amico, facciamo girare l'app su due browser, e io cambio qualcosa e lui non se ne accorge. Sì, esatto. Infatti abbiamo detto, no? E ho detto, eh, minimizziamo il problema, non lo risolviamo. Lui potrebbe accorgersene se periodicamente facesse eh, questa fetch. O quando clicca da qualche parte fa questa fetch. Però, di nuovo, non c'è garanzia, proprio perché è il client che a caso dice, ah, controlliamo se c'è qualcosa di nuovo nel server. La risposta può essere no, la risposta può essere sì, ma è nuovo da 10 minuti o è, o è nuovo. No? Tu fai io faccio la richiesta ogni 5 secondi, dopo che ho fatto la richiesta c'è un cambiamento, per i prossimi 5 secondi, 4 secondi e qualcosa, no, non me ne accorgo di questo cambiamento. In quei 4 secondi posso fare qualunque altra operazione. Per quello è solo un minimizzare questo. In ogni caso, comunque, minimizzare che ha delle conseguenze. Se io, per esempio, chiedessi sempre per il problema degli n client, chiedessi l'aggiornamento ogni secondo, ogni mezzo secondo ovviamente manderei tonnellate di richieste HTTP e al, al server e probabilmente il 99% di quelle sono totalmente inutili, no? quindi farei in un certo senso quasi un infinite loop perché continua a chiedere hai novità, hai novità, hai novità, hai novità e, e il server mi risponderebbe spesso no, 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 e dove invece di chiedere hai novità gli chiedo dammi la lista dei dei task, eccola, ma ce l'hai già, dammi la lista, eccola, dammi la lista, eccola. E in continuazione così, continuare a, refresh, a rinfrescare, a fare il re-rendering di tutto il componente ogni me mezzo secondo, ogni secondo, eccetera. Per quello è solo un minimizzare, perché può risolvere quel problema, ma ne introduce altri. E quindi, però è un problema, bisogna tenerne consapevoli, esserne consapevoli. E Fatemi ripetere un'altra volta, noi adesso nel corso e nel laboratorio, soprattutto nel laboratorio di lunedì, vi chiederemo essenzialmente di fare queste due cose. Quindi di rifare la get tutte le volte che cambiate filtro nel vostro task e, se possibile, di fare la get quando fate un'aggiunta, rimozione, cancellazione, in modo da avere lo stato rinfrescato. No, non vi chiederemo di fare il polling, né nei laboratori né in questo corso nell'esame, perché? appunto, comunque non risolve il problema e ehm, aggiunge altre difficoltà, altre complicazioni. Ricordate che questa è la soluzione meglio di niente, ma non è la vera soluzione, non è una delle soluzioni vere. Ok, e quindi, chiare queste tre regole, stiamo sempre attenti che se la dipendenza ci deve essere, mettiamola, come nel caso eh, di value e di change, in cui una dipendeva dall'altra ma non c'era la dipendenza nel use effect. Secondo, di non usiamo array e oggetti come dipendenze, ma usiamo qualcosa o che è all'interno dell'oggetto o che è all'interno dell'array o che è una proprietà dell'oggetto dell'array o un'altra variabile che ovviamente mi, mi crea una dipendenza tra l'array e se, se ne abbiamo bisogno tra l'array e, e, e il, il cambiamento che deve scatenare questa dipendenza come dicevo io mi hanno detto che nei laboratori questo è capitato eh, quando voi avete messo quando qualcuno di voi ha messo qui tasks come dipendenza perché questo funzionava ma generava un get tasks eh, all'infinito su eh, su, su, ovviamente sul server. Adesso non so se chi eh, capitava è qui collegato, però in ogni caso, questo no? ovviamente ah, aveva a che fare con il laboratorio, non ha a che fare con, con l'esempio in questione. Ok, questa è la reidratazione. La, il de, la deidratazione, no? che era l'operazione inversa, cosa vuol dire? Vuol dire che io, per esempio, ho il bottone ad item, abbiamo già visto anche un pezzettino del, del problema, ho bottone add item per aggiungere un elemento alla mia sempre lista della spesa che vado a prendere da, da uno stato, che vado da un campo di testo, e quindi aggiungo, non so, eh, mille e poi il primo bottone eh, aggiungi, questo aggiungi. Fa una post, a un certo indirizzo sul server che aggiunge eh, il tutto. Ora, dove aggiorniamo lo stato dell'applicazione React? Allora, in questo esempio l'aggiorniamo qui. Quindi appena chiamo la add item, aggiorno lo stato della lista con un nuovo elemento che ho aggiunto e poi faccio la post. Questo è ovviamente. Rischioso perché? Perché io faccio due aggiornamenti in parallelo. Aggiorno lo stato dell'applicazione React qui e chiedo al server di aggiornare il suo stato qui. Quindi mi mandi in parallelo e sono ottimista. Sono terribilmente ottimista perché io dico: Ok, io ti inserisco. E mi fido che l'inserimento nel server andrà a buon fine. E se poi non va a buon fine, devo andare a ricambiare lo stato e togliere questo elemento se non va a buon fine. E però se non va a buon fine me ne accorgo dopo, no? qui da qualche parte, in questi tre puntini. Quindi prima imposto lo stato, poi lo tolgo e se questa fetch ci mette tre secondi a eseguire o cinque secondi a eseguire. Io ho questo elemento nello stato e quindi ho questo elemento renderizzato a schermo e io posso modificarlo, cancellarlo, fare delle operazioni. Ma sono operazioni che non finiranno mai sul server, perché quell'elemento non esiste sul server. Quindi questo funziona di nuovo, sinteticamente, è rischioso, no? Perché io aggiorno sia lo stato mio, sia lo stato di React, sia lo stato del server, in parallelo e dico: sono fortunato, andrà tutto bene, e quindi qualunque modifica eh, che io faccio poi sul mio. Sul mio, sul mio stato interno, può essere poi tranquillamente riportata nel, ehm, nel server. E questo è un cambiamento di stato ottimista e quindi è rischioso. Come lo risolviamo? Qual è l'alternativa? Beh, l'alternativa è in parte quella che dice Mario in chat, è questa. Ok. Io quando premo il bottone non aggiorno lo stato della mia applicazione React, ma faccio la post e solo quando la post mi torna ok, aggiorno lo stato o direttamente o facendo la get, non importa, ma aggiorno lo stato, perché tanto so già che quando questo ok arriva è perché l'inserimento sul server è andato a buon fine, quindi posso inserirlo anche ehm, nella mia struttura dati, nel mio stato, nell'applicazione React. Problema risolto? Sì, non facciamo più un aggiornamento in parallelo, eh, ma cosa abbiamo introdotto adesso? Abbiamo introdotto, quindi abbiamo risolto quello del, dell'aggiornamento in parallelo perché lo stato, è solo lo stato di React è so, in React è solo aggiornato dopo che venga verificato che la richiesta nel server è andata a buon fine. Quindi se la richiesta è andata a buon fine, lo aggiorno, se la richiesta non va a buon fine in questi puntini, beh, non l'aggiorno, tanto non, 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 magari mando un errore, dico impossibile aggiornare lo stato, impossibile aggiungerlo, impossibile aggiungere l'elemento alla lista da comprare, no? posso dare ovviamente un errore in questi tre puntini. E ho risolto quel problema, non ho ragionamenti paralleli. Però ho un altro problema, ovviamente, e oggi sarà un, po così, un pochino così: ne risolviamo uno di problema e ne introduciamo un altro. E, che se la nostra post ci mette tre secondi o cinque secondi a, a eseguirsi, questo aggiornamento di stato avviene dopo cinque secondi, dopo tre secondi. Quindi io aggiungo un elemento, premo il bottone add e non vedo succedere niente per 5 secondi. No? La mia interfaccia grafica nel mio browser sta ferma per 5 secondi. E allora l'utente potrebbe chiedersi, perché noi stiamo facendo un'applicazione web per qualcuno, no? Eh, non è un programma automatizzato che fa delle cose eh, per cui è meglio che le faccia il più velocemente possibile, ma le stiamo facendo per un qualcuno che abbiamo un'interfaccia grafica, qualcosa che renderizziamo. E allora... L'utente per 5 secondi, per 3 secondi, per il tempo che ci mette questa fetch, ipotizziamo sia 3-5 secondi per esagerare ehm, un pochino, ehm, non vedrebbe niente per questo tempo. E quindi potrebbe chiedersi, non ha funzionato? Ho premuto cancella invece che invia? Invece che salva? E allora magari è tentato a rifarlo. No? Dicendo, magari ho, ho sbagliato, magari c'è un bacco, magari qualcosa, lo rifaccio, no? E invece semplicemente stava aspettando, l'applicazione stava aspettando che arrivasse la risposta. E, e quindi abbiamo introdotto questo problema che non è un problema più tecnico, ottimistico, ma è un problema di non stiamo comunicando all'utente che usa l'applicazione che la sua operazione è andata a buon fine. La sua operazione d'aggiunta che ha fatto lui nell'applicazione, nel browser, è andata a buon fine. Poi nel server, magari non ancora, lo sappiamo dopo, però... Dobbiamo dirgli, guarda, l'inserimento è andato a buon fine, ci stiamo pensando, ci sto pensando, sto verificando di poterlo aggiungere e quando l'ho aggiunto ovviamente te lo farò vedere, come tutti gli altri. Chiaro? Allora, qual è no, la soluzione per entrambi i problemi? Beh, mischiamo le cose. Uniamo le due cose, perché nel, nell'aggiornamento in parallelo questo problema sull'utente non l'abbiamo, perché l'utente vede subito lo stato aggiornato. Nel secondo caso, ma abbiamo il problema del, dell'aggiornamento di stato ottimista e, in parallelo. Nel secondo caso, non abbiamo più, siamo più sicuri che a un certo punto lo stato che venga aggiunto è quello corretto, è quello verificato dal server, quindi effettivamente il server ha aggiunto l'elemento e quindi mi lo visualizzo perché posso visualizzarlo, perché il server ce l'ha, eh, però mi perdo l'informazione sull'utente. E allora qual è, in un certo senso, la, la soluzione che rientra anche poi nel caso di prima, che minimizza anche il problema dei, eh, dei, degli end client, no? Durante gli aggiornamenti, deidratiamo e reidratiamo. Cosa vuol dire? Uno aggiorniamo lo stato in parallelo come facevamo lì nella maniera ottimista quindi facciamo sia il set list qui che la post quindi prima della post facciamo il set item in modo che l'utente nell'interfaccia grafica quando avviene il rendering perché noi stiamo facendo ripeto un'interfaccia grafica per il front end quindi No, dobbiamo visualizzare cose. Lo tutto React funziona per visualizzare cose, per fare rendering, quindi è, è importante questo aspetto. Tanto quanto mh, la post è fatta. Quindi facciamo il ragionamento dello set in parallelo, in modo che l'utente veda, l'utilizzatore del della nostra applicazione web veda che eh, tutto sta funzionando correttamente. Ma, due, marchiamo l'elemento appena aggiunto come temporaneo, in modo che l'utente sappia che la sua operazione di aggiunta, per esempio, è andata a buon fine, ma non è un'operazione ancora stabile. Siamo in uno stato insicuro, indeciso. Per esempio, no? qui in questo, in questo esempio nella slide, eh, l'abbiamo messo tra parentesi al nome dell'elemento, sempre della shopping list, temp. No, per dire che ovviamente non è definita, ma si potrebbe aggiungere un'etichetta, si potrebbe cambiare il colore dello sfondo, si potrebbe fare qualunque cosa che indichi all'utente: Guarda, ho aggiunto questa cosa, ma non è ancora definitiva. Quindi, da una parte ti dico: La tua operazione d'aggiunta ho preso in carico la tua operazione d'aggiunta, dall'altra ti dico: Aspetta un attimo che l'operazione d'aggiunta diventi stabile nel server. A quel punto, tre, quando arriva response.ok aggiorno davvero lo stato. Quindi o faccio direttamente set state e aggiungo l'elemento sul serio e quindi perdo il concetto di temporaneo, perdo il colore, eccetera, oppure se voglio anche minimizzare il problema degli n client, aggiorno un set update che poi mi richiama la fetch di tutto. Questo ovviamente eh, qui basterebbe fare come abbiamo fatto nella slide prima, ehm? set... Eh, eh, Set list con uh, items, virgola, element. Ma se vogliamo anche recuperare le informazioni nel caso qualcun altro abbia fatto cambiamenti, possiamo riciclare questo uh, use effect che abbiamo messo, che abbiamo creato prima per il, in fase di mounting e farlo utilizzare anche in fase di refreshing. Quindi, tre operazioni: aggiorniamo lo stato in parallelo, ottimistico, ma Marchiamo l'aggiornamento come non stabile nell'interfaccia grafica, proprio perché non sappiamo come andrà a finire, quindi abbiamo preso in carico la richiesta, in un certo senso, e tre, quando la fetch risponde in maniera positiva, aggiorniamo lo stato, in maniera stabile. E se la fetch risponde in maniera negativa, aggiorniamo lo stato andando a togliere, ovviamente, l'elemento temporaneo che abbiamo messo e visualizzando l'errore. Eh, quindi qui, dopo questa if, no, ovviamente, ci sarà eh, la, il try-catch eh, e così via, e visualizziamo l'errore: non è stato possibile aggiungere l'elemento. Domande su questo? Quindi questo chiude il processo di idratazione e idratazione. Abbiamo Vi visto la reidratazione a mount time, la reidratazione durante l'update che ha quei problemi che abbiamo visto e la eh, deidratazione eh, come, come avviene in questo caso, che quindi manteniamo sempre un occhio verso l'utilizzatore della nostra applicazione web e un occhio rispetto alla correttezza delle operazioni rispetto al server. Questi due aspetti non, non possono essere eh, dimenticati in un'applicazione web react quindi questo chiude tutta quella parte su use effect e due parole eh, veloci Ecco, questo, questo codice questo, questo c'è codice anche nella cartella su GitHub, nel repository GitHub che vi ho condiviso all'inizio della lezione, e, e questo qui, che è qui aperto. E, se volete, possiamo provare a eseguirlo. E, quindi, e Nella cartella esempio, abbiamo sia client che server. E bisogna fare direi npm install perché mi manca la cartella Node Modules. E poi apro un altro terminale e gli dico cd server. No, cd esempio, server. E qui node modus c'è, quindi questo lo faccio partire con nodemon. Qui ha finito e quindi posso fare npm start. Allora, fatemi controllare che server... No, rallentiamo... Ok, dopo. E quindi, questa è la nostra applicazione no? che c'è nella slide, con la lista della spesa e un campo per aggiungere. Io posso scrivere: Mela, e ovviamente no, vedete è comparso per un attimo tempo e poi è sparito. Se noi Rallentiamo artificialmente, perché ovviamente adesso il server e il client girano entrambi sul mio computer, quindi è molto veloce questa operazione, ma se noi rallentiamo artificialmente il server, per esempio con una settem out, in cui andiamo a spostare, magari mettiamo un, un, un rallentamento di tre secondi, quindi restituiamo la risposta solo dopo tre secondi. Come se, il come, se il come se questo server ci mettesse tre secondi a recuperare queste tre informazioni, questa, questo, insomma, questo elenco di cose. Ovviamente all'inizio ci metto tre secondi a vedere tutto, e quando poi, quindi ci vorrebbe quello stato di loading, e quando poi qui aggiungo un terzo elemento, un, quarto, un quinto elemento, vedete compare con questa scritta temporanea, e poi dopo un po' la scheda temporanea sparisce se l'operazione è andata a buon fine, come in questo caso. Ecco, questo ovviamente, il set timeout è un trucchetto per rallentare artificialmente il, il server nel caso in cui uno voglia verificare cosa succede eh, appunto quando, il quando la risposta HTTP avviene in maniera più lenta. Qui ho messo tre secondi, ma potevo anche mettere di meno, di più e quant'altro. Quindi vedete, questo è quello che che capita essenzialmente. Quindi la persona sa che l'aggiunta è andata a buon fine perché la vede, ma d'altra parte c'è ancora un'indicazione che è solo una richiesta, no? Andata a buon fine. Ora, temp è sicuramente un pessimo modo per indicarlo, eh, ci sono modi sicuramente migliori, eh, ma, ma quelli rientrano più nel come si progetta l'interfaccia grafica e cosa metto nell'interfaccia in grafica, perché, qual è il senso, eccetera, che di nuovo non... Ci sono altri corsi eh, al Politecnico che coprono eh, questi, questi argomenti. Mm? Okay. Per finire, poi facciamo pausa e incominciamo questo grosso esercizio, le regole degli UC. Mm? Queste sono qualcosa in generale, molto breve giusto da tenere in considerazione che vale per tutti gli hook che abbiamo visto e che esistono nel React, non solo per use effect, non solo per use state, ma proprio per tutti, tutti, tutti. E, allora, la, la domanda che parte è questa, qual è la magia in un certo senso che sta dietro use state? E in parte anche dietro use effect, ma ovviamente su use state è più, eh, è più evidente. Cioè, come fa la stessa funzione? a ritornare e a sapere dopo nel, nel corpo della, della funzione eh, quale mh, ritornare queste diverse variabili e a sapere quali sono, no? Queste variabili. Perché use, use state è, è, un, è una funzione solo, no? Quindi io qui la chiamo con true e allora me la metto dentro hidden. qui la chiamo con zero e allora la metto dentro count, qui la chiamo con la stringa e allora la metto dentro mod, ma è sempre use state. Come fa poi React a tenere traccia, no? di quando è mod, count o hidden e come fanno questi valori a essere poi persistenti attraverso delle funzioni. Ora React rende tutto questo abbastanza trasparente, e intuitivo diciamo, perché una volta che abbiamo messo true dentro hidden noi usiamo hidden come se fosse una qualunque variabile e quindi non ci preoccupiamo troppo di cosa succede sotto il cofano. No? Però è bene saperlo perché ha il non saperlo può portare dei problemi. Allora, in breve cosa succede? React associa a ogni componente funzionale un array di slot per hook. Quindi ha ah, un array da qualche parte, sempre semplificando, con questi slot per hook, per tutti gli hook, non solo per use state. Quindi qui magari c'è un primo use state, qui c'è magari uno use effect, qui c'è un altro use state e così, così via. E questi slot, slot sono memorizzati con la funzione e sono persistenti. Quindi quando, quando facciamo una cosa così, c'è questo slot che accompagna la funzione esempio. E ogni volta che si chiama un hook, ovviamente si usa un nuovo slot. Quindi la prima volta che uso useStateTrue qui, diciamo, c'è hidden. Qui poi ci viene messo count e qui viene messo mode. In quest'ordine, che è l'ordine in cui viene eseguito. Quindi la prima volta viene creato. E le volte successiva viene riutilizzato. Ripeto, questi sono tutti state, ma se qui in mezzo ci fosse uno use effect, ovviamente questo 2 sarebbe il use effect, il 3 sarebbe C e il 4 sarebbe il mod, nell'ordine in cui vengono eh, eseguiti. Qual è il corollario di questa cosa che succede? È che gli hook devono essere sempre chiamati nello stesso ordine ogni volta che un componente si renderizza. Cosa vuol dire? Vuol dire che così è corretto. Ma se noi qui scrivessimo if qualcosa e questo qualcosa ogni tanto imposta set count e ogni tanto no, noi avremmo che in un render, magari avremmo set hidden, set count, set mod e quindi lo slot intero nell'ordine giusto. Ma se noi ogni tanto non, non entriamo in questo if, quindi come se questo non l'avessimo, questo vuol dire che React qui ci dà dei problemi, ci dà degli errori. Perché lui dopo hidden. In un certo senso, se noi questi li eseguiamo ovviamente in ordine, nel stesso corpo della funzione, si aspetta di trovare count e not mod. Quindi ogni volta all'interno di un componente che chiamiamo look eh, in ordine, questo stesso ordine deve essere preservato tra rendering dei componenti. Quindi questo if non va messo, per esempio, fuori. Questo if volevo cancellare, ma non mi fa prendere la gomma. Questo if non va messo fuori, ma se volessimo lo potremmo mettere dentro il set count. Perché l'importante è chiamarli interamente ogni volta in modo che a ogni rendering del componente le stesse cose vengano renderizzate nello stesso ordine. Quando regole di utilizzo del look, gli hook vanno chiamati sempre al top level. Come facciamo qui, use effect, per esempio. E, e assolutamente per preservare l'ordine non vanno chiamati all'interno di loop, all'interno di condizioni come if o all'interno di funzioni innestate l'una dentro l'altra. Scusa, scusate, non qui. Volevo dire se qui mettessimo if, quindi un if che riguarda questo. E cambia rispetto al componente. E quindi non chiamiamo gli hook dentro le funzioni, dentro delle loop e dentro delle condizioni. Ogni rendering deve generare gli stessi hook nello stesso ordine. E chiamiamo hook solo da delle funzioni di React. Quindi che siano componenti funzionali, che siano altri custom hook all'interno del componente funzionale, che sia la callback all'interno del componente funzionale, ma mh, eh, la callback del funzionale mh, magari no, perché rientra più simile a una funzione regolare, ma, mh, quindi chiamiamo sempre il look dove, dove l'abbiamo chiamato noi finora, quindi all'inizio eh, di ogni componente funzionale, al top level, eh, non all'interno di funzione e quant'altro. Ecco perché, per esempio, mh, in questo caso, abbiamo scritto if update all'interno di useEffect, e non all'esterno, se avessimo messo all'esterno sarebbe stato sbagliato perché avremmo violato l'ordine in cui gli hook vengono chiamati: use state, use state, use state, use effect. Ogni rendering deve essere fatto in questo stesso ordine. Se dopo questo use effect ci fosse stato un altro use effect, su quest'altro se avessimo messo lì fuori avremmo avuto dei problemi. Quindi IF, loop eccetera possono essere utilizzati ovviamente, ma all'interno nel caso in cui quel, quel, quel look non avesse qualche problema, comunque avesse dei valori che cambiano, vanno però usati all'interno del look e non all'esterno. Ok? Allora, se non abbiamo domande, se no potete farle anche durante la pausa. Io farei un quarto d'ora di pausa adesso e poi riprendiamo con l'esercizio su React Score, in cui andiamo a mettere insieme il server e il client in maniera simile a quello che voi avete fatto nel, nel laboratorio di lunedì. E magari farete, vediamo dove arriviamo nel laboratorio eh, di lunedì che, vi, che verrà, tenendo in considerazione tutte queste cose che abbiamo detto, quindi no array e no oggetti. Ne use effect, ehm, cerchiamo di evitare l'infinite loop, eh, cerchiamo di idratare e deidratare nei momenti giusti, considerando questi problemi anche dell'N client per minimizzarlo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi facciamo adesso un quarto d'ora di pausa, riprendiamo alle 10.05. Se avete domande nel frattempo, scrivete pure eh, su Slack, tanto io sono, sto qui per questo quarto d'ora.